Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui di martedì alle 15 con il nuovo episodio della carriera allenatore con l'Inter, signori. Siamo qui oggi perché domenica avete raggiunto i 1800 mi piace in una mattinata, quindi vi rinnovo la sfida come sempre, 1800 mi piace. Entro la mezzanotte di oggi, ragazzi, arriverà un nuovo episodio anche giovedì pomeriggio alle 15. Vi chiedo questi mi piace, ragazzi, perché sto portando avanti anche altre serie, le sto preparando e con l'università farei veramente fatica a registrare anche un altro episodio della carriera dell'allenatore. Quindi, ragazzi, se veramente la volete, 1800 mi piace e arriva anche giovedì. Per l'episodio di oggi saluto Made in Cerchesi, Fabio Bascone, Angelo di Vitantonio, FizzGamer, Ariel Sheu e Yus Gameplay, ragazzi. E ovviamente chiamerò anche uno di voi per chiedergli un piccolo consiglio, perché ragazzi, ho pensato molto a come muovermi in queste ultime ore di mercato. Secondo me ha fatto un ottimo calcio mercato, ma mi è salito un dubbio atroce, ragazzi. Guardate questi due giocatori, guardate Kondogbia e Brozovic, hanno la stessa età, ragazzi, hanno la stessa età. Ma io perché devo andare a cedere poi Brozovic, se a 23 anni è già un 80 e Kondogbia è stato downgradato tantissimo? Cioè, Kondogbia quest'anno è una pippa clamorosa. Quindi, ragazzi, io preferisco vendere Kondogbia, tenermi Brozovic e magari comprare un altro centrocampista. Sì, Nicolò? Sei Nicolò? Sai chi sono io? Io che ti sto chiamando? Sono Menzo! Sono io. Te l'ho detto così in fretta perché mi hai mandato a cagare, mi avresti buttato giù di nuovo. Come stai, vecchio? Alla grande, dai. Ma come ti batte? Lo so, la mia voce al telefono è diversa. Poi adesso sono anche un po' raffreddato, quindi potrei sembrare uno stupratore seriale. Ma non lo sono, non lo sono, sono mezzo, tranquillo. Io a parità di età e a parità di statistiche quasi preferirei Brozovic, perché cioè, Brozovic è 80, Brozovic è 80 e a statistiche è messo molto meglio di Kondogbia. Quindi io pensavo di vendere Kondogbia e magari di andare a comprare un altro centrocampista. Sti cazzi. Il Brozovic, se lo vendi a più, cioè, ti potrebbero dare più soldi. Va bene, è stato un piacere sentirti. Anche mio, ciao Va Menzo. bene, ciao bestiaccia. Ciao ciao. Ciao. Prestito per Brozovic. Posso dire che lo manderei in prestito breve e tenere Kondogbia? Sul fatto di tenere Kondogbia non lo so, ragazzi, perché l'ho provato e non mi piace molto. Vedremo un po'. Ho fatto delle offerte per qualcuno, ragazzi, ma è un segreto. Direi che possiamo andare avanti. Non so perché l'overall generale mi è sceso a 70, ragazzi. Sono sconvolto, ma allora, ragazzi, io avevo fatto una richiesta per questo. Ok, Yokuzlu, che è un giovane centrocampista turco, che è un animale, ragazzi. Offerta accettata. Però okay, io ho Kuzlu e cioè lo scambio alla pari con Goffrey con Kondogbia. Mentre per Baselli si fa più dura, ragazzi. Si fa più dura. Per quanto riguarda la formazione in generale, ragazzi, per il momento penso che siamo a posto. Questo acquisto lo sto facendo anche per il futuro, ecco. Perché alla fine gli obiettivi sono fatti. Mi mancherebbe solo un italiano, ma penso che ci penserò tranquillamente a gennaio. Attenzione, perché abbiamo ricevuto un'offerta per il trasferimento di Berni e dall'Ascoli, che sono stati dei grandi, perché mi offrono anche quanto vale. Quindi salutiamo Tommasone Berni. Mi hanno fottuto Valerio Scanu, ragazzi. Signori, purtroppo mi hanno fottuto Valerio Scanu, quindi non posso fare più nient'altro. Dato che faremo Coppa Italia e Europa League, potremmo andare in scioltezza su Armando Izzo. Però sinceramente non voglio andare oltre 3 milioni e 2. Adesso non voglio proprio spellarmi per Izzo, magari accettano. Stiamo arrivando alla fine di questo calciomercato, di questo primo calciomercato, e accogliamo un altro ragazzo veramente interessante, ragazzi. Accogliamo un altro ragazzo veramente, ma veramente interessante. Aveva
praticamente lo stesso valore di Kondogbia, signori. Lo stesso identico valore di Kondogbia, ma ha più margini di crescita per quanto riguarda anche il futuro. Quindi, Yokuslu è un nuovo giocatore dell'Inter. Salutiamo Kondogbia. Quindi, niente da fare per Izzone. Ci penseremo poi a gennaio, ragazzi. Non è assolutamente un problema. Perfetto, ragazzi, 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 ragazzi. Cioè, che calciomercato abbiamo fatto? Abbiamo un bel Darmian e un bel Riccardo Rodriguez in campo come titolarissimi. Poi abbiamo preso poi Amparo che, ve l'ho già detto, fidatevi di me. Lindelof, che si è. Abbiamo richiamato Caprari, abbiamo richiamato Zeturbo, Carter Vickers, Oyarzabal, Yokuslu e Kovalenko. E fidatevi di me, ragazzi, fidatevi di me perché ne vale la pena, veramente. Possiamo andare avanti, ragazzi. C'è la partita contro il Pescara. Perfetto, ce l'andiamo a giocare, ovviamente, signori miei, ovviamente. Partita importante per cercare di confermarci. Vado a fare la formazione che non sarà proprio la super titolare, per esempio al posto di Candreva metterò Gabriel. Perfetto ragazzi, la formazione con la quale andrò a sfidare il Pescara è questa: Handanovic, Miang, Murillo, Miranda, Darmian, João-Mario Kessié, Perisic, Kovalenko, Gabriel Barbosa e Mauro Icardi. Signori, sempre sul pezzo e forza Inter. Attenzione a Lopez che passa dalla parte di Miang. Miang prova a fermarlo, ancora Lopez. Non so chi sia il tiro di Lopez che si fa muro. Poi Miang fa ripartire Perisic subito per Kessié, che è molto rapido, molto veloce. Kovalenko se ne va molto bene, Kovalenko. Cioè Kessié di nuovo qua, Kovalenko sbaglia. C'era Mauro Icardi anche molto libero. Attenzione qui a questo spazio lasciato troppo da Miang. Zampano se la mette sul destro. Kovalenko lo va a chiudere addirittura lui. Oh Miang, cavati dai coglioni. Kovalenko. C'è Mauro Icardi che prova a girarsi il destro di Mauro Icardi. Cazzo, pensavo fosse entrata. Pensavo fosse entrata, ma di quanto poco è uscita. Si è liberato bene il difensore, non so che giro abbia fatto, ed ero convinto veramente fosse entrata, ragazzi. Lopez. Buyback. Ancora buyback. Handanovic spara. Il Pescara ci sta mettendo un attimo sotto pressione. Che si è? Fa andare Gabriel Barbosa. È molto rapido. Si mette la palla sul sinistro, rientra molto bene Gabriel Barbosa. C'è dietro Icardi. La palla arriva a Perisic che prova il tiro di Mancino. Ancora Perisic. Poi Bizzarri. La palla arriva a Kessié che colpisce di testa. Non prende lo specchio. C'è Kovalenko in ottima posizione. Kovalenko trova un ottimo buco per Kessié. Bizzarri. E poi Ivan Perisic. E poi Ivan Perisic. È forse lui il nostro vero bomber. Oddio ragazzi. È già il secondo gol che fa così con questo buccio di culo incredibile. Ma qua Kovalenko come smista, ragazzi. Gabriel, ancora Kessié, che sta entrando veramente molto nel gioco dell'Inter. Icardi, per Gabriel, che deve rientrare. Se la mette sul mancino. Gabriel, il tiro! Fuori! Peccato! Peccato veramente, ragazzi. Kovalenko, fa andare proprio Caprari. Attenzione, Caprari. Caprari, entra in area. Caprari, rientra sul destro. Caprari! Bizzarri, non ci credo! Non ci credo! Mamma mia, ragazzi, Kessié non ce la fa più. Kessié non ce la fa più, signori. Mi sta morendo, non pensavo avesse così poca resistenza. Quindi fuori Kessié dentro Yokuslu. E deve aspettare ancora poi Ampalo perché anche Kovalenko è messo abbastanza male dentro Oyarzabal. Signori, posso dirlo? Posso dirlo? Che bella squadra! Che bella squadra! João Mario dalla bandierina. C'è sempre Gabriel che prova a colpire. Stavolta colpisce male. Ma è una bellissima squadra, ragazzi. Piena di giovani, ma veramente, veramente talentuosi. Oyarzabal, gran palla recuperata. Può correre sulla sinistra. Oyarzabal, rientra. Oyarzabal, palla per Gabriel. Gabriel il destro! Ma che parata ha fatto Bizzarri! Io non ci posso credere. Che parata ha fatto! Attenzione qui al Pescara che tira! Handanovic, miracolo! Mitrizza doveva essere, mi sa. Attenzione ragazzi, non scomponiamoci troppo. Calcio d'angolo, per fortuna ha battuto largo. Yarzabal fa ripartire l'azione dell'Inter con Mauro Icardi, che non è assolutamente veloce, ma può tenere la palla lì. È più veloce però di Biraghi, non lo so, ma c'è Gabriel Barbosa. Attenzione, no, è Caprari, signori. È Caprari, la gioca benissimo per Gabriel. Il tiro di Gabriel! Gabriel Barbosa al 90esimo. La chiude l'Inter. Che contropiede clamoroso, ma qui Caprari che palla ha messo? Poteva farla passare solo ed esclusivamente dal di lì, signori. Partita chiusa e primo gol con la maglia dell'Inter ufficiale per Gabriel Barbosa.
Mamma mia, che recupero di Yokuzlu. Finisce qua! 3 punti d'oro, signori. 2-0 per l'Inter in casa del Pescara. Fantastico, mi sto trovando veramente bene con questa squadra che ho costruito, ragazzi. Attenzione, perché si parla già di Europa League. Si parla già di Europa League. E ci sarà l'Aberdeen e poi la Juventus. Quindi io penso che andrò a fare anche la partita con la Juventus, assolutamente. Andiamo a fare la formazione per la partita contro l'Aberdeen. Sapete meglio di me come sta andando nella realtà l'Inter. Quindi noi dobbiamo cercare di fare un pochino meglio. Anche se faremo giocare le seconde linee. Quindi andiamo con Candreva. Però ragazzi, io voglio far giocare Gabriel dietro poi Ampalo. Perché potrebbe andare leggermente meglio, secondo me. E a destra mettiamo di nuovo Caprari. Dopo c'è la partita contro la Juventus, ragazzi. Quindi io i miei titolari non vorrei perderli. Quindi dentro anche Carter Vickers. Perfetto ragazzi, direi che questa è la formazione titolare con la quale andremo a sfidare l'Aberdeen. Handanovic, Riccardo Rodriguez, Carter Vickers, Nilsson Lindelof, Ansaldi, Medel, Gnukuri, Oyarzabal, Gabriel, Caprari e poi Ampalo. Sempre sul pezzo e forza Inter. Ed eccoci qua ragazzi per questa prima partita di Europa League, Aberdeen-Inter. Il nostro esordio è in Scozia, signori. L'Europa League che, per quanto mi riguarda, è un trofeo molto importante ed è per questo che ho acquistato giovani, grande spessore secondo me, da poterli utilizzare in questo genere di partite per avere delle seconde linee giovani e pronte. Attenzione all'Aberdeen, ragazzi, che non dico che ci sta proprio distruggendo il gioco, però fa molto possesso palla e si rendono pericolosi con questi cross, se lo fa, eccolo appunto, come non detto, attenzione, si gira, non ho visto chi fosse, l'ha chiuso abbastanza bene Lindelof, poi Ampalo, per Gabriel, mamma fammelo, non è vero dove l'ha tirata, cazzo sei anche mancino, Medel, di nuovo per Gabriel, Reynolds in, rimessa laterale, si è fatto male Gabriel, ragazzi. Devo cambiarlo, ragazzi, devo cambiarlo. Sì, però questi infortuni così veramente mi fanno perdere la cazzo di testa. Perché si è già infortunato nel prestagione sto cazzo di Gabriel, porca puttana. Sto gioco qui è tutto un bug, porca fiscia. Ma me lo puoi far infortunare così a caso? Ogni volta che mi cade un giocatore. Ma che cazzo è successo? Ma cos'è successo, ragazzi? Ma avete visto? Kovalenko, per poi Ampalo, che si gira, poi Ampalo, Reynolds, ma che razza di intervento ha fatto? Che intervento ha fatto? Per Kovalenko, per poi Ampalo, che si gira, Lewis, ma chi è Lewis? Ancora Lewis, non ci credo, Medel, poi la palla è ancora lì, cosa succede? Eder, c'è dall'altra parte, oh, yes, the ball! Oh, yes, the ball! Non ci credo, non ci credo! Oyarzabal, e sì, siediti sulle cazzo di palafitte, non si chiamano così. Rema, remate, non ci posso credere. Remate in Scozia, sucate in Scozia, sucate veramente forte, mamma mia, gliel'abbiamo fatta a fare sto gol. Cristo santo, qui Eder ha tagliato tutta la difesa, aspettavo solo questo. Poi Arzabal ha colpito in una maniera imbarazzante, ma non è importante questo. Mikel Oyarzabal, primo gol con la maglia dell'Inter, primo gol in Europa League per lui. È finita! Vinciamo 1-0. Grande partita, oddio, grande partita, no, abbiamo sbagliato veramente troppe palle, ma adesso la cosa importante è andare a vedere quanto tempo dovrà star fermo Gabriel Barbosa. Andiamo a vedere, giocatore infortunato, c'ho paura. 3 settimane. Iperestensione al ginocchio, si toccava la spalla. Vabbè ragazzi, 3 settimane, purtroppo salta la Juventus, io vado in bagno e ci rivediamo qua. Ok raga, l'ho fatta tutta in gran stile. Avanziamo, partita, subito big match contro la Juventus. Perfetto ragazzi, la formazione per questa partita è quella titolare. Speriamo vada bene ragazzi, i miei giocatori sono davvero davvero molto in forma. Sempre sul pezzo e forza Inter, forza ragazzi. Dato che ragazzi sono andato a San Siro per Inter-Juventus, vi lascio qui il video se volete andarlo a rivedere.
per gustarvi i momenti in cui abbiamo battuto la Juventus 2-1. Speriamo che accada così anche in questo bel match. Ed eccoci qua in questo San Siro, tutto esaurito, Inter-Juventus, il derby d'Italia, una delle partite più importanti sicuramente di questo campionato italiano. Inquadrati Perisic e Banega, inquadrato anche Gonzalo Higuain che partirà da titolare. Icardi, Banega, c'è dall'altro lato Perisic, davanti al portiere! Ivan Perisic! Proprio lui, non ci posso credere! Proprio Ivano! Proprio Ivano! Clamorosa azione dell'Inter qua, con Miranda che va a recuperare il pallone nella sua tre quarti. E poi qui facile facile per Ivan Perisic, la piazza in tranquillità, batte Neto. Non lo so ragazzi, non lo so, io non capisco perché ogni volta che gioco contro la Juventus in porta non c'è mai Buffon. Quarto gol in campionato per Ivan Perisic intanto. Va sempre Banega dalla bandiera. Attenzione, Miranda! Miranda si scontra con Mauro Icardi. Non ci credo. Non ci credo, che colpo di testa però di Joao. Attenzione a Perisic. Entra in area. Ivano fermato da Benatia. Poi indietro per Banega che prova il tiro di sinistro. Fuori di poco. Finisce qui nel frattempo il primo tempo, scusate il gioco di parole, una partita secondo me bellissima, fisica, molto fisica, infatti Medel sta morendo perché è da ogni parte. Medel, gran palla recuperata, poi qui Marchisio commette fallo su Icardi, Banega! Neto in calcio d'angolo. Attenzione Higuain che se n'è andato molto bene a Murillo, Riccardo Rodriguez prova a fermarlo, bella la palla per Dybala qui, Damian... Che diagonale ha fatto? Spettacolare. Icardi. Per Candreva. Per Banega. Chiuso. Calcio di rigore, signori. Chiuso da Barzagli, Banega. Io voglio rivedere se... Perché non ho ben capito cosa fosse successo. Banega voleva andare. Le gambe sincrone, ragazzi. Questo non è mai rigore. Però il gioco, quando vede qualcuno cadere in area, lo fischia. Quindi... Questo è FIFA, ragazzi, purtroppo. Questi contrasti qui che non esistono, fa fatica a vederli. Comunque, può andare Mauro Icardi. Può chiudere quasi la partita. Ma Mauro Icardi! Che rigore! Quasi Neto ci arriva! Ma Mauro Icardi tira un gran rigore. Io non posso crederci che hanno veramente segnato sia Icardi che Perisic. Adesso ci deve fare un gollettino la Juventus e siamo a posto. Qui, veramente... Se lo tiravo poco peggio, Neto la parava. Mamma mia, che gran rigore. Oh, che gran rigore. Bene così, 2-0 Inter. Attenzione a questo spazio però per Mario Mandzukic. Se l'ha perso Riccardo Rodriguez. Ciao Mario! Attenzione perché siamo bloccati. Caprari per Icardi. Icardi per Caprari di nuovo per Zeturbo. Attenzione perché Zeturbone qui corre come uno stronzo. Eccolo che va dentro l'area. Caprari, indietro per Yokuslu. Ed è proprio così, signori. 2-0 Inter. Ci portiamo a casa anche questi tre punti fondamentali, raga. Veramente fondamentali. 2-0. Abbiamo fatto davvero una grande partita. Andiamo a vedere le valutazioni. Miranda 8.6. Migliore in campo, Ever Banega con un 9.3. Ci sta. Avanziamo e ci salutiamo. La Juventus ha fatto 0, ragazzi. Un tiro in porta. Come potete vedere a destra, la classifica è Milan 12 punti, Inter 10 con il Bologna. Perfetto, signori. Direi che questo episodio può finire qui. Avanziamo solo per arrivare alla partita contro l'Empoli. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo di lasciare 1800 mi piace, così che potrete avere l'episodio subito giovedì pomeriggio. Nel prossimo episodio vedremo Empoli, Bologna e Lille. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Mi raccomando, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.